Tricolore si inizia ad Osimo alle 20:30. Sentiamo. Da domani inizia la serie della finale per lo scudetto. La Sir Perugia gioca gara 1 a Osimo contro la corazzata Lube Macerata. La squadra guidata da Giuliani è stata lì a guardare la lunga serie giocata dai Black Devils e da Piacenza in attesa di conoscere l'avversaria contro cui lottare per il tricolore. La Lube ha faticato di meno rispetto agli Umbri. Contro Modena sono bastate 3 partite, 3 match vinti senza lasciare neanche un set ai rivali. Le semifinali dei marchigiani si sono concluse il 13 aprile. Tutto di guadagnato per Zaitsev e compagni che arriveranno al primo impegno di domani sera ad Osimo, senz'altro più riposati rispetto al sestetto perugino, protagonista anche di 3 tie-break consecutivi per poi chiudere la serie 3-1 in gara 5. Se sovvertire i pronostici sta diventando una caratteristica dei Black Devils, adesso c'è l'Everest da scalare. Vujevic e compagni hanno dovuto chiudere nel cassetto quasi subito l'incontenibile entusiasmo per la vittoria contro la squadra di Monti, per rituffarsi a testa bassa nel lavoro tecnico e tattico in vista della prima sfida contro Macerata. Domani inizia una storica finale scudetto. Intanto proprio domani inizia anche la prevendita dei biglietti per assistere a gara 2 di finale scudetto in programma, domenica 27 aprile alle 17:30 al Palais Evangelisti. La società bianconera ci tiene ad assicurare tutti gli amanti della pallavolo che non si verificheranno i disagi dell'ultimo match casalingo e che sarà garantito per tutti i presenti il proprio posto all'interno dell'impianto di Pian di Massiano. Proprio per questo sarà allestita la gradinata San Marco con altri 1.500 posti a sedere. In collegamento telefonico Gino Sirci, presidente della Sir Perugia. Presidente, benvenuto nel nostro telegiornale. Grazie, buonasera ai vostri telespettatori. È pronto per domani sera? Sì, siamo pronto, sempre lì pronto al fianco della mia squadra, della nostra squadra, della squadra di Perugia. Guardi, della Presidente, squadra siamo dei successi. Stavo così, riascoltavo il servizio, si parlava, ed è vero, della corazzata Macerata, però io volevo ricordare anche 2 appuntamenti, quello del 26 gennaio scorso e dell'8 marzo, quando la Sir Perugia ha battuto Macerata. Insomma, è possibile, Presidente? Beh, è possibile, però ecco, loro sono molto riposati e soprattutto sono arrivati primi nella regular season. Noi siamo invece un po', non dico sbattuti, via, ecco, siamo un po' sbattuti perché abbiamo fatto 3 partite, 2 partite, di cui lunedì 3 giorni fa con a tie break, quindi effettivamente le condizioni fisiche sono molto più favorevoli a loro. Assolutamente diverse. Insomma, si sono potuti riposare una decina di giorni in più che fanno la differenza. Fa la differenza, e vedrete che vabbè, comunque dai, tanto noi quello che faremo, abbiamo già fatto una cosa, una figurona bellissimo, essere qui diciamo a giocare la finale per me era insperato, no? Io che le finali sono stato sempre quelle di A1, sono andato lì a vederle da spettatore a Osimo anche l'anno scorso, era la semifinale. Adesso tornare lì e giocarmi la finale, francamente, è una sorpresa, è una cosa davvero strepitosa, la differenza tra l'anno scorso e quest'anno. È un bel salto in avanti, direi. Sì, un bel salto in avanti, e questo devo dire è merito, diciamo, anche della nostra città che ci sostiene a livello psicologico, e questo fa bene anche ai ragazzi perché li motiva e li coinvolge, li investe di un ruolo che è quello di rappresentanti, diciamo, di una città, ai rappresentanti sportivi di una città, di una popolazione, anzi di una regione che appunto ecco ha grande fama, diciamo, di vittorie, grande fama, diciamo, di protagonismo in quello che è, diciamo, lo sport italiano. Ecco. A proposito di popolazione, una vera popolazione vi ha seguito anche al Palabanca, questi tifosi sì, hanno dimostrato di essere, si dice di consueto, ma è così, l'uomo in più in campo, in più di una situazione. È vero, noi abbiamo comprato dei biglietti noi e poi ci hanno dato Piacenza un po' di biglietti e invece abbiamo scoperto che altrettanti biglietti erano stati acquistati privatamente da gente che aveva dei conoscenti, degli amici a Piacenza. Quindi questo vuol dire proprio della forza, della voglia, diciamo, della gente che effettivamente pensa da sola ad arrangiarsi per trovare i biglietti perché ha voglia di vedere, ecco, questa bellissima squadra che è in crescita e sta vincendo. E ci sarà sicuramente, sicuramente tantissimo pubblico anche domenica al Pala Evangelisti, sì. L'abbiamo visto in gara 4 che scoppiava il palazzetto dello sport, lo stesso accadrà domenica prossima, non potrà che essere così.
Sì, domenica, dunque settimana scorsa abbiamo un po' esagerato perché non ce l'aspettavamo, però effettivamente adesso abbiamo montato, il Comune sta montando una tribuna da oltre 1000 posti, diciamo, la tribuna San Marco, dove appunto c'era, dove quella, come quella che c'era 10 anni fa, quindi avremo un palazzetto praticamente con la stessa capienza, so che saremo molto più larghi e non ci saranno, diciamo, quelle incresciose, diciamo, situazioni dove la gente sta una sull'altra per assistere alla partita. Diciamo che comunque, ecco, ci aspettiamo chi viene di fare un tifo infernale come quello che è stato una settimana fa. Perché? Perché questa Perugia, questa squadra ha bisogno del tifo. Il tifo potrebbe essere davvero quello che ci fa vincere contro una squadra che è enorme rispetto a noi, Macerata, ma che comunque, ecco, con il tifo a favore potremmo perlomeno sperare di farne anche un'altra in casa. Sono sicura che la tifoseria raccoglierà il suo invito, Presidente. Che dirle? In bocca al lupo. E crepi il lupo. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, grazie. E si chiude con...